Siamo in collegamento telefonico con il tecnico del Rimini Marco Osio. Ben trovato innanzitutto. Buongiorno a tutti, grazie. Partiamo dal ritiro. Come è stato deciso? È stata una tua decisione, mister? Subito comunque sottoscritta dal capitano Marco Brighi, dal vice capitano Francesco Scotti e poi proposta a Fabrizio De Meis, al presidente che ha accettato. Come è stata la risposta della squadra? Ma partiamo dall'inizio, una mia decisione, una mia idea esternata poi naturalmente prima al presidente e senza gravare naturalmente nelle casse societarie, perché a questo punto dovevamo far vedere di dare un segnale anche a loro che la situazione sappiamo quella che è, quindi dobbiamo anche dimostrare che siamo attaccati, dimostrare che vogliamo raggiungere l'obiettivo, dimostrare che in questo momento un sacrificio in più, se così se vogliamo dire, potrebbe aiutarci a riunirci e a riuscire a trovare il risultato finale, tutto qua. Poi naturalmente il Presidente ha accolto con piacere questa mia idea, ha parlato con il capitano che doveva soltanto dirmi sì o no, nel senso che la mia decisione era già a quel punto, dopo essere stata avallata dal Presidente, era soltanto di sapere chi sarebbe venuto con me in ritiro ed allenarci. Hanno aderito tutti quanti a proprie spese e abbiamo fatto una settimana di lavoro se vogliamo dire, in tranquillità, parlando il più possibile, cercando di trovare le soluzioni per uscire da questo problema. Ecco, come ti è sembrata la squadra in queste giornate? Insomma, sta funzionando, si sta un po' compattando per cercare di raggiungere questo obiettivo che si chiama salvezza o promozione? Ma sì, sicuramente sì, nel senso che è fuori dubbio che vivendo tutto il giorno insieme si possa cementare il gruppo, si possono approfondire certe conoscenze, quelle che poi sono tra calciatori, no? Tra giovani. E quindi addirittura mettere le camere da tre per proprio unirle ancora di più, per chiacchierare, parleranno anche, spero, di calcio. Parleranno di questa situazione, quindi è stato per me molto positivo. Poi l'adesione quasi totale, voglio dire, è stato un piacere anche per me. È fuori dubbio che pensavo inizialmente che tutti fossero presenti, perché voglio dire, in 3 giorni, in 4 giorni di tiro è vero a proprie spese, ma per raggiungere un obiettivo comune, penso che sia il minimo che potevamo fare. Ho visto, sì, una squadra abbastanza serena, si è lavorato molto bene, quindi continuiamo fino a domenica, sperando che anche questo possa servire. Sicuramente c'è bisogno anche di qualcos'altro, non soltanto di ritiri. O di stare uniti, insomma, a questo punto c'è da tirare fuori veramente quell'orgoglio, quella passione, quella voglia di dimostrare di non essere quelli di ora e di tornare a essere quelli di prima. Quello che mi fa arrabbiare ancora di più è il pensiero che la stessa squadra, con l'aggiunta di alcuni elementi a gennaio, sia totalmente stravolta. Quindi Comunque, devo cercare anch'io di trovare la soluzione a tutto. tornando al ritiro, solo due ci risulta sono i giocatori che non sono partiti poi. Quindi diciamo che quasi la totalità, insomma, della squadra ha aderito ed erano due, tra l'altro, che non hanno praticamente messo piede in campo. Quindi, insomma, ci può No, certo. stare. Sì, no, ma era con massimo rispetto delle scelte individuali e con massimo proprio tranquillità, come dicevo, il mio pensiero era quello sono il tecnico del Rimini, io da oggi vado lì, sto lì, chi si vuole allenare venga con me. Gli altri stanno a Rimini,
a disposizione ci sono altri tecnici, c'è la Beretti, sarete allenati lo stesso, e quindi c'è massimo rispetto per le scelte, e quindi anche sotto quel punto di vista lì è tutto bene. Ieri c'è stata la partitella in famiglia, è finita 3-0 con gol di Aia, Radoi ed Herrera, e proprio questi ultimi due potrebbero essere delle novità domenica, con un attacco leggero, come un po' come quello provato a Pietracuta? Sì, ho delle idee, insomma, di l'attacco, visto l'ultima prestazione, insomma, di Cesca e Fallen, lo stesso Nicastro, un po' smarriti, un po' anche preoccupati, cioè, voglio dire, non è che ci fanno apposta a giocare male o ci si fa apposta a giocare male o bene, è normale che devi essere tranquillo di testa, devi essere rilassato, devi dare quel qualcosa in più. I movimenti domenica contro il Castiglione abbiamo creato veramente poco, e l'idea potrebbe essere di un attacco molto più rapido, molto più leggero, ma non per questo non si possa attuare, insomma. Quindi ho optato ieri per questa, ho provato anche questa alternativa. Ho provato anche la difesa 3, con il rientro di Rosini, Aia e Martinelli. È anche vero che ieri due centrocampisti, sia Nigro che Spinosa, Nigro ha partecipato a poco alla partita perché ha avuto questo problema al piede, ora sta abbastanza bene, quindi l'ho voluto tutelare un pochino, ha fatto soltanto una ventina di minuti. Spino non è ancora sceso in campo con la squadra, ma sta lavorando a parte, sta anche lui abbastanza bene, quindi anche le scelte dei centrocampisti ieri erano un pochino limitate. E ho provato un 3-4-3 con Gasperoni a destra e Tomi a sinistra, che diventano poi la difesa 5, con i due centrocampisti De Geri e Marco Brighi, davanti i tre Radoi, Herrera e Nicastro. Potrebbe essere questa, e adesso con il rientro di Nigro potrei tornare con 4-3-3, che è quella soluzione che, come dicevamo da un po' di tempo a questa parte, all'inizio ci avevano dato molti successi e ci eravamo comportati molto bene, però ci sono anche le alternative. In questo momento Rosini sta molto bene, anche Andrea Brighi, che ultimamente è stato messo in disparte, insomma abbiamo delle alternative in questo momento e delle idee anche diverse. Stiamo lavorando, insomma, siamo venuti in ritiro anche per questo, siamo molto più sul campo. Per domenica non saranno a disposizione ovviamente Baldassi, ma si spera di poterlo portare in panchina magari contro il Forlì. Spinosa e Ferrari anche non ci saranno, credo, sì, quasi Ferrari, sicuramente. Scusami, certo, Ferrari è proprio out, sta facendo delle cure, sta lavorando con il fisioterapista e lui non è a disposizione. Per quanto riguarda Baldassi, sta facendo passi da gigante, se vogliamo dire. Nel senso che anche ieri l'ho fatto giocare per un'ora e dieci, cioè per tutta la partita, e il primo tempo da esterno basso, ma non perché intenda non intendo sfruttarlo in quella posizione, proprio per dargli anche più corsa, più minuti. In questo momento lui ha bisogno di lavorare proprio a livello di fiato, come si dice, no? E quindi ha giocato un primo tempo esterno basso, secondo tempo esterno alto, ha addirittura provato anche qualche contrasto. Naturalmente i suoi compagni, quando vedevano lui, si fermavano un attimino, giustamente, e quindi ha fatto un'ora e dieci di partita. Guarda, non è detto che un pensierino potrei anche farlo. Ah, quindi potremmo già vederlo almeno in panchina, sarebbe una bella cosa. Non ci sarà Del Sole squalificato, e parliamo di questa partita che sarà il primo di tre scontri diretti a questo punto decisivi senza possibilità di appello, perché Rimini sarà sul campo del Delta Porto Tolle, poi ospiterà il Forlì e quindi andrà a Cuneo. Ma è bene soffermarci sul primo match perché già sarà fondamentale, contro una squadra che ha vinto tre delle ultime quattro partite e che da 16 partite
fin qua ha fatto lo stesso cammino della SPAL, per fare un termine di paragone, ovvero 29 punti, quindi sta viaggiando a ritmi elevati. Elevati, è una squadra, se non dimentichiamo, che anche all'inizio stagione era partita, non dico coi favori di pronostico, però era partita per stare dentro alle 8 in tranquillità, che poi in tranquillità non, all'inizio stagione non si può dire, però era partita già con l'obiettivo di giocare senza giovani. Mi sembra che sia la squadra più vecchia del campionato, quindi questo la dice lunga dell'obiettivo che si erano già prefissati all'inizio stagione. Infatti ho visto che la squadra è veramente molto, molto vecchia, molto esperta, e stanno facendo il loro cammino positivo. Naturalmente io guardo in casa mia e dico che la mia squadra, e continuo a dirlo, se ha la testa giusta, se ha le motivazioni giuste, sicuramente è superiore al Porto Tolle, come l'abbiamo dimostrato nel girone di andata, superiore alla spalla, superiore a tante, perché non sono state vittorie diciamo fortunate, fortunose, sono state vittorie cercate e dimostrate sul campo. Quindi un impegno molto, molto grande, visto il momento favorevole di loro, visto la squadra che andremo a incontrare, dobbiamo in questo momento aiutarci e uscire da questa situazione con una prestazione esemplare. Mi auguro che tutto questo possa essere servito.